Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glaciosphere e in questo video andremo a prendere una caterva di leggendari. Voi non avete idea, non ho mai preso così tanti leggendari in un unico episodio. Quindi, detto ciò, senza ulteriori indugi, vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facermi sapere chi tra questi leggendari è il vostro preferito. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video a tutte le persone che magari hanno giocato Fire Ash o vorrebbero giocarlo e hanno bisogno di sapere dove sono i vari leggendari che prenderemo in questo video. Quindi iniziamo subito ad andare, prima di tutto, a fare una battaglia. Prima di andare a prendere i leggendari, eccola qui. Lucinda si teletrasporterà qui dopo che noi abbiamo battuto appunto la palestra e possiamo sfidarla. Allora, direi di andare con Infernape. Però adesso non sbaglio starta di Piplup, credo. Quindi andiamo di Staraptor. Glacial, indovina un po'. Ho partecipato al Grand Festival e got runner-up. No need to worry, I'm happy with that. Runner-up non so quale posizione sia effettivamente. Se qualcuno di voi volesse cercarla nel traduttore e scriverlo nei commenti, mi sarei molto grato. Comunque, non penso che sia la prima posizione, perché infatti lei dice non preoccuparti, sono comunque felice. You just got your last badge. Hai appena preso l'ultima medaglia per la Lega di Sinnoh, vero? Congratulazioni, Glacial. Ora che abbiamo entrambi appunto fatto i nostri doveri di allenatori, che ne dici di vedere chi è diventato più forte? Ma davvero mi fai questa domanda, Lucinda? Cioè, tu hai partecipato ad una gara di merda in cui i giudici sono lì a vedere qual è il Pokémon più carino? Io ho battuto tutte le 8 palestre. Secondo te chi è diventato più forte? No, così, no, immagino. La butto lì. Andiamo di Brave Bird su Piplup. E addio Piplup. Poi Mamoswine. Ecco, contro Mamoswine direi di mandare Infernape. Bellissimo Mamoswine comunque come Pokémon, davvero fighissimo. E in Scarlatto e Violetto dovrebbe esserci una sorta di forma alternativa di Donphan, se non sbaglio, che sembra una sorta di mammut. Vedremo. Intanto andiamo di Flame Wheel, non mi aspettavo che lo uccidesse con un colpo, sinceramente. Ci sta. Andiamo ancora di Flame Wheel. Ice Shard per favore non congelarmi, grazie. Ok. Tirato giù anche il buon Mamoswine. Ora Togekiss. Tipo volante, mi sembra, normale volante. Mandiamo Pikachu contro Togekiss, forse addirittura Folletto. Non mi sembra che però abbiano aggiunto Folletto a Togepi come... E infatti è di tipo volante. Andiamo di Electro Ball. E tiriamo giù pure Togekiss. Oh, comunque c'è tolto Piplup, che poverino è una pippa. Cioè gli altri Pokémon non so male, vabbè anche Buneri effettivamente è un po' inutile da tenere, eh. Però insomma, Togekiss e Mamoswine sono dei Pokémon davvero forti. Ecco, Staraptor addirittura fa il bullo con Buneri e lo intimidisce. Poverina, anzi la intimidisce. Poi Pachirisu. Vai, cambiamo di nuovo Pokémon e direi di mandare il buon Infernape con Terremoto. Questa mi sa che sarà l'ultima sfida contro Lucinda, la sfida finale. Ormai l'abbiamo combattuta tante volte durante questi episodi. E manda in campo anche Cyndaquil, eccolo qui. Terremoto e addio. Ok, l'abbiamo proprio disintegrata, poverino. Forte come sempre. No matter how far I come, you still show me I have a ways to go. Non importa quanto io... Quanto io vada lontano, tu comunque mostri sempre che c'è tantissima strada da percorrere ancora. Buona fortuna alla Lega Pokémon. Ecco, prima di andare alla Lega Pokémon andiamo a curarci Pokémon, cosa importante. Ok, anche se non penso forse qualcuno dei miei Pokémon abbia ricevuto danni. Vabbè, Infernape sì. Quindi diamoci una curata, cosa appunto importante, perché adesso iniziamo la nostra opera di raccattamento dei leggendari di Sinnoh. Almeno non tutti, ma quasi, vedrete. Allora, iniziamo dai tre guardiani dei laghi. Per accedere alle posizioni in cui sono i tre guardiani dei laghi, dovrete andare a parlare quel ragazzo qui sotto che aveva schermo, eccolo qui. Dopo aver battuto Corrado, parlateci. Ah, penso che finalmente potremo volare. Dove pensi di andare?
Iniziamo dal lago Verità e vi porterà direttamente alle grotte con i vari guardiani dei laghi. Andiamo a salvare. Ecco qua. Ovviamente mettiamo davanti Pikachu. Se non sbaglio sono a livello 50 o 45. Vediamo, E sfidiamo Mesprit, il primo. Molto carino. Livello 50, quindi comunque un livello alto. Noi andiamo di Nuzzle per paralizzarlo subito. Buono. E poi andiamo di Thunder Punch per fargli male. Extra senso, ci ha fatto parecchio male. Altro Thunder Punch. Ok, poi accetteremo la morte di Pikachu, ma nel frattempo direi di andare con le Pokéball. Dov'è che sono qui? Allora, le Fast Ball dovrebbero essere buone. Ne abbiamo ancora un po' da qualche parte. Sì, ne abbiamo 27. Proviamo con la Fast Ball. Niente, è uscito subito. Infamella. Beh, ci ha disintegrati, come è anche giusto che sia. È un Mesprit contro un povero Pikachu. Allora, direi di mandare Torterra per tankare un po' di danno. E provare a catturarlo. Andiamo con la Level Ball per ora. Aspettiamo magari qualche turno affinché... Dove sono le Level Ball tra l'altro qua? Affinché siano efficaci le Timer Ball. Vediamo se riusciamo con le Level Ball a prenderlo. Psichico, come vedete, mi ha diminuito la difesa speciale, però l'ha tankato abbastanza bene per essere una mossa stab di un leggendario. Tra l'altro, dico solamente 4 livelli indietro. Imprison? Cosa fa Imprison esattamente? Perché ho cercato di leggere, ma è andato via troppo velocemente. Dai, entra, Mesprit di merda. Ok, mi ha tirato pure Charm. No, di pochissimo. Basta tirarmi Charm. Entra, entra. Mannaggia lui, che è rimasto paralizzato. Andiamo ancora con una Level Ball. Oh, niente, Mesprit si sta rifacendo di tutti i leggendari che ho preso al quasi primo colpo negli episodi precedenti. Mi sta facendo sprecare una quantità di turni assurda ed è Mesprit. Cioè, capite? Io mi aspettavo da Rayquaza una certa resistenza di questo tipo. Non da Mesprit, sinceramente. Abbiamo anche 3 Master Ball, tra l'altro, da aggiustarci così quando vogliamo. Però direi di andare a iniziare ad usare le Timer Ball a questo punto. Vai. Dovremmo essere in range Timer Ball. Mi sa di no. Dai, Timer Ball. Niente, zero proprio. Ecco che anche Torterra ci saluta. Andiamo ovviamente con un altro Pokémon, ma andiamo Gliscor. Vai, Timer Ball. Oh, difficilissimo da catturare, eh? Ci ho fatto meno fatica con Darkrai, Cresselia, Rayquaza e Rotom messi insieme. Cioè, vi rendete conto? Niente, il gioco mi sta facendo ripagare tutta la fortuna che ho avuto negli scorsi video. Tutta me la sta facendo pagare, guarda. Non entra più Mesprit, cioè ha semplicemente deciso di non entrare più nella Pokéball. Ha detto, a me non me ne fotte proprio niente. Io in quella Pokéball di merda non ci entro. Andiamo ancora di Timer Ball. Vai di Timer Ball. E dai, ci avevo sperato io qua. Niente, anche Gliscor ci saluta. C'è Mesprit letteralmente più forte di Alga, Palkia, Rayquaza, Darkrai, Cresselia messi insieme, davvero. E questo è solamente il primo leggendario di questo episodio. Cioè, immaginate che ce ne saranno tanti altri, cioè, aiuto. Aiuto. Guardalo.
sto tra l'altro sprecando tutte le Pokéball contro di lui. Impossibile da prendere. Cioè, paralizzato, vita rossa. Siamo tipo al 20° turno e le Time Ball non funzionano. C'è quella quadra che non cosa. È assurdo. Non entra. Andiamo con le Level Ball. Mi rifiuto di usare una Master Ball per Mesprit, sinceramente. Impossibile, ragazzi, impossibile. Quante bolle avrò tirato? 20? E non è entrato? A vita rossa? Paralizzato? Oh, ritorniamo con le timer ball. Però è assurdo, che non entri. È abbastanza assurdo. Per me c'è qua il quadra che non cosa. Perché è davvero assurdo che non entri, cioè boh. Specialmente nel momento in cui tutti gli altri leggendari mi sono entrati tipo quasi al primo colpo. Certo, con la Pokéball giusta, vita rossa, paralizzati, sempre, eh. Vita rossa, paralizzati, Pokéball giusta, e mi sono entrati quasi tutti al primo colpo. E questo... Vita rossa, paralizzato. Pokéball giusta, perché a questo punto siamo con la Pokéball giusta con la Timer Ball. Se mi muore anche Buizel, ragazzi, ricarico il salvataggio e riproviamo. Anche se già dovrei ricaricare il salvataggio ora per tutte le Pokéball che mi ha fatto sprecare. Perché non ha minimamente senso che Mesprit ci metta così tanto ad essere catturato. Ok, perfetto, ragazzi, ricarico il salvataggio e ci riproviamo. E rieccoci qui. Riproviamo. Vai. Di nuovo contro Mesprit. Ora io per il meme, a parte che non ho messo davanti Pikachu, mi sono dimenticato. Per il meme, sapete cosa faccio? Tiro una Velox Ball. Per il meme, ok? Vediamo se entra con la Velox Ball. Sarebbe da meme. No, ok, fortunatamente non è entrato. Allora, mandiamo Pikachu. Paralizziamolo come al solito. Ok, extra sensory, va bene. Vai, Nuzzle. Bello paralizzato. Altro extra sensory, mi va bene. Andiamo di Thunder Punch. Imprison, ok. Ho paura di fargli però troppo male ora con un altro Thunder Punch. Andiamo di Nuzzle di nuovo. Tiriamolo giù poco alla volta, eh. Ok. Mandiamo Staraptor. E andiamo di attacco rapido. Così da fargli poco danno alla volta. Intanto diminuiamo anche l'attacco, vabbè, tanto attacca con l'attacco speciale, quindi non cambia molto. Ora di nuovo, vita rossa, paralizzato. Andiamo con le Level Ball per adesso. Non è passato abbastanza da usare le Timer Ball. Vai, Level Ball. Vediamo come va. Niente, zero. Paralizzato, vai, Level Ball. Altrimenti andiamo con le care vecchie Ultra Ball. Potrebbe essere un'idea. Ok, Charm. E allora andiamo con le Ultra Ball, dai. Usiamo un po' di queste Ultra Ball che ci sono avanzate dai tempi che furono. Niente, te, incredibile. Cioè, è anche assurdo più che altro perché boh, è un guardiano dei laghi. Cioè, capire questa strenua resistenza fosse, non so, Giratina. Ma... Arceus, cioè questi qui... Ma è Mesprit. Impossibile catturare Mesprit, davvero? Mandiamo Gliscor. Ultra Ball. Niente. Niente,
ragazzi, è davvero strano, posso confessarvelo. È strano che ci metta davvero così tanto ad essere catturato. Usiamo un'ultima Ultra Ball, poi andiamo di Timer Ball. Iniziamo con le Timer Ball. Niente, oh. Zero. Andiamo di Timer Ball a questo punto. Eccole qui. Ma non è che magari è buggato e hanno messo un catch rate bassissimo a caso? Per me Spritz, cioè magari gli è sfuggito. Perché a me sembra davvero strano. Sembra troppo strano questa cosa. Mandiamo Torterra. Perché muove bene tutto, ma sono, cos'è, 15 minuti che siamo qui a tirare Pokéball. A me Spritz paralizzato e vita rossa e non entra. Cioè, 15 minuti. Per me è stranissimo. Da quando esistono le Pokéball speciali come le Timer Ball, eccetera, eccetera, non ho mai visto una battaglia durare così tanto per un leggendario. Mai. Tutti questi tentativi per un leggendario non li ho mai visti. È davvero assurdo. Guarda te! Ma che è? Cioè, letteralmente non ho parole. Proviamo con un'altra Timer Ball. D'altronde c'è la tattica giusta, eh? Paralizzato vita rossa, Timer Ball, dato che siamo avanti con i turni. Ed è stranissimo che non entri. Cioè, è proprio tanto, tanto strano. Guarda, è incredibile. Boh, ragazzi, boh. E il punto è che mi viene davvero da pensare che sia un errore del gioco. Perché è troppo improbabile che su quanti lanci li abbiamo fatto ormai 50? Su 50 lanci non si è entrato, a vita rossa paralizzato. Con la Pokéball giusta, tra l'altro. Con la Pokéball che tecnicamente ha più catch rate di una Ultra Ball. A me sembra davvero strano. No, davvero è stranissimo questa cosa, ragazze. Vabbè, come prima, se ci uccide anche Buizel, reset. E mi sa che tirerò una Master Ball allora. Mi sa che tirerò una Master Ball perché è assurdo che non entri. Tanto di Master Ball ne abbiamo tre. E questo letteralmente non vuole entrare. Sembra quasi impossibile da catturare. Perché è stranissimo. Vediamo. Oh, finalmente! Finalmente, ragazzi! Tra l'altro, Buizel con 7 HP, l'unico rimasto di tutta la squadra. Buizel con 7 HP. Che sale pure a livello 56. Mesprit di merda. No, non ti puoi evolvere, anche se te lo meriteresti, però no, non puoi. Oh, ragazzi, mamma mia. Fatemi salvare immediatamente.
Io non capisco cosa sia successo a questo Manspreet. Per favore, fa sì che non siano così anche tutti gli altri guardiani dei laghi, altrimenti questo video risulta praticamente solo per i guardiani dei laghi. Perché 20 minuti di video per ogni Pokémon, non posso farne tanti quanti ne ho in mente di fare. Cioè, va via un'ora solamente per i guardiani dei laghi, capitemi. Vediamo quanto tempo ci mettiamo a fare gli altri, eh. E già che ci siamo, però, compriamoci anche qualche Ultra Ball extra, visto che ne abbiamo poche. Comunque fa sempre comodo. E abbiamo una marea di soldi. Ecco qua, le Ultra Ball prendiamone. Ecco qui. Un bel centinaio di poche dollari spesi per le Ultra Ball. E una Premier Ball di regalo, così. Vabbè, perdonatemi se non ho fatto 10 a 10 per prendermi le Premier Ball. Non è proprio il caso di essere così tanto attenti a queste cose, dato che abbiamo praticamente soldi infiniti a momenti. Ok, lago verità fatto, lago valore. Entriamo, che dovrebbe esserci Azelf, eccolo qui infatti. Andiamo con Pikachu davanti. Il Salvino tattico. E sfidiamo Azelf. Dei tre guardiani, Azelf a livello estetico è quello che mi piace di più. Invece voi qual è che preferite a livello proprio estetico tra i tre guardiani? Ok, paralizzato, un po' si gode. Andiamo poi di Thunder Punch. Buono. E tu adesso per par condicio dovresti entrare subito. Proprio dov'è la Level Ball? Anzi, la Fast Ball. Andiamo di Fast Ball contro di lui che è straveloce come Pokémon. Dov'è la Fast Ball? Qua. Dovresti entrare subito proprio, guarda. Paralizzato, vita rossa, fastball, primo colpo e addio. Niente, no. Andiamo ancora di fastball. Niente da fare. Continuiamo con le fastball comunque, eh. Andiamo ancora di fastball. Dai, no. No, ragazzi, ho paura che davvero tutti e tre i guardiani siano così. Paura che li abbiano resi davvero tutti e tre così infami da catturare, eh. Sto pure finendo le fastball. Dovrei correre a Porto Alghepoli e farne un po' di scorta. Usiamo un altro Pokémon, andiamo di Straptor. Vai, Fastball. Zero. Vabbè, giustamente poi lui si è boostato l'attacco speciale, quindi adesso mi shotta tutti. Guarda. Aia, ragazzi. Aia. Beh, Infernape è pure super efficace contro di lui, quindi buonanotte, basterà un attacco per essere disintegrato. Vabbè, come anche tutti gli altri, in verità. No! No, dai. Perché ti sei liberato? No, io non so cosa dire davvero. Cioè, per me hanno davvero sbagliato qualche settaggio quando hanno implementato i tre guardiani. Perché è assurdo che davvero gli altri leggendari li abbia catturati o al primo colpo o al secondo, comunque entro le prime 5 ball. Questi zero. Questi davvero hanno bisogno di un reset ciascuno? Andiamo di Torterra. Fastball. Niente da fare. E poi questo si boosta pure l'attacco, quindi mi shotta in continuazione tutti i Pokémon.
Ultima opportunità per Weasel, e nel caso in cui ci ammazzi anche Weasel, si va di resetta, come abbiamo fatto con Mesprit. È incredibile, vedono Weasel e si fanno catturare, ma che ha Weasel? Adesso lo metto come primo Pokémon e lancio una Velox Ball. Ma che è? Vabbè, abbiamo catturato anche Azelf, buono. Buono. Abbiamo almeno sprecato un po' meno tempo rispetto a Mesprit. Salviamo. Ok. E torniamo a Sunnyshore. Andiamo di nuovo a curarci, dato che ci hanno disintegrato, anzi ci ha disintegrato, solamente Azelf l'ha fatto. Ci ha disintegrato tutta la squadra, praticamente, di nuovo. E andiamo poi a catturare l'ultimo. Ci manca solo Uxie. E mi sa che davvero a livello di tempistiche questi saranno i tre leggendari di questo video. Perché siamo già a mezz'ora di video a momenti. Quindi direi di sì. Direi che a questo punto questo video sarà incentrato solo sui tre guardiani. Mentre gli altri leggendari li prenderemo nel prossimo. Ok, Lago Arguzia. Eccoci qui. Andiamo di Salvino Tattico. Eccoci qua. Bello comunque il dettaglio che si è ghiacciato qui. Perché siamo vicino a Nevepoli, mi sembra. Ok. Uxie. Nuzzle. E si paralizza. Buono. Poi Thunder Punch. Ok. Electro Ball. Ah, l'ho ucciso! Pensavo di fare meno danno con Electro Ball rispetto a Thunder Punch. Vabbè ragazzi, resettino e torniamo davanti a Uxie. E rieccoci qui, davanti a Uxie. Vai, sfidiamolo di nuovo. Madonna ragazzi, non pensavo che sarebbe stato così difficile catturare i tre guardiani dei laghi. Non me l'aspettavo minimamente. Andiamo di Nuzzle, paralizziamolo. Ok, poi voglio vedere quanto danno fa effettivamente Electro Ball. Vediamo. Vabbè, ma dammi nemmeno così tanto, eh. Ma nemmeno così tanto, cioè, abbiamo avuto un po' di sfiga allora. Forse abbiamo preso un roll alto. Mandiamo Gliscor. E iniziamo la nostra opera di lancio delle ball. Allora. Andiamo con le timer ball in teoria. Però aspettiamo un po' di turni, quindi nel frattempo iniziamo con le ultra ball. Per le Time Ball non possiamo farlo al terzo turno, altrimenti ovvio che non ha un effetto. Andiamo di Ultra Ball per adesso. Come vedete non ha fatto nemmeno un tick. Mi sa che anche Uxie sarà una merda da prendere, proprio come tutti gli altri. Dai, ci avevo sperato! Ci avevo sperato che potesse catturarlo così al secondo colpo. Niente da fare. Poi hanno tutti sta imprison di merda di mossa che non manco capito cosa faccia. Beh, loro la usano nel frattempo anche se non fa alcun effetto. Sì, preso! E andiamo, e si gode. E questo l'abbiamo preso quasi subito. Buono. Buono, buono, buono. Ok. Presi tutti e tre i guardiani dei laghi, non senza fatica e dolore e spreco di ball. Andiamo a salvare, torniamo a Sunnyshore, eccoci qui, e a questo punto diamo un'occhiata ai tre guardiani che abbiamo catturato in maniera molto sofferta dentro il nostro box. Eccoci qui, curatina la squadra, così la prepariamo subito per il prossimo episodio, in cui andremo a prendere magari altri leggendari e arriveremo alla Lega. Allora, organize boxes. Eccoli qui. Questo è il numero 481. E ah, sono estremamente equilibrati come Pokémon. Cioè lui è estremamente equilibrato come Pokémon a livello di statistiche. In prison. If the foe knows any move also known by the user, the foe is prevented from using it. Ah, ok, una cavolera questa mossa qui. Semplicemente se l'avversario conosce una mossa che anche tu conosci, tu che hai usato in prison, l'altro non può usarla. Semplice. Extrasensory. Charm. E psichico. Ok, numero 481, quindi mettiamolo al suo posto.
Ovvero questo. Era già l'esposto. Allora, tu invece, Samari. 482, quindi anche tu sei già al tuo posto. Allora. Lui però ha Nasty Plot, a differenza di Charm. Nasty Plot che gli aumenta l'attacco speciale, infatti lui poi ci swipava. Anzi, wipava o swipava? Oddio. Ci disintegrava, diciamo in italiano, il team praticamente. Ok. Ed infine Uxie, immagino che tu sia al 480, infatti. Ecco, tu hai molte più difese rispetto ad Azelf, che invece è più attaccante, mentre Mesprit è quello più equilibrato. E hai Amnesia, giustamente, per aumentarti le difese. Buono, quindi tu vai qui di sotto. E abbiamo preso altri tre leggendari di Sinnoh. Molto difficili da catturare, specialmente Mesprit e Azelf. Davvero tosti questi due. Nihangapakia mi hanno fatto penare molto meno, così come Cresselia e Darkrai. Fione l'abbiamo praticamente preso da una Pokéball, quindi non l'abbiamo nemmeno dovuto combattere. Detto ciò, quindi usciamo da questo box. E questo video può finire qui. Avevo in mente di fare molti più leggendari, ma purtroppo 20 minuti su Mesprit, 10 minuti su Azelf hanno un po' rallentato i miei piani. Gli altri li faremo nel prossimo episodio. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video fino qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!